Sono Luca D'Alessandro, in rappresentanza di Borgo in Jazz Festival, un festival che si svolge in Molise e che associa la musica jazz alla valorizzazione dei centri storici di ben 9 comuni molisani, alla valorizzazione dell'enogastronomia e alla scoperta del Molise. Infatti il nostro motto è Borgo in Jazz, scopri il Molise al ritmo di jazz. Oggi ci troviamo qui a Casale Monferrato per il Monfra Jazz Fest e innanzitutto preme ringraziare l'organizzazione del Monfra Jazz Fest, il comune di Gambatesa in provincia di Campobasso, la persona del sindaco che ci permette di stare qui e di promuovere le nostre bellezze, la regione Molise che ci sostiene in questo progetto. Ci troviamo al Monfra Jazz Fest per un gemellaggio culturale tra i due festival che insomma interagiscono a 800 km di distanza e che hanno un obiettivo comune, cioè che è quello non solo di promuovere il jazz, ma di promuovere il jazz e con esso il territorio, e questa è veramente la particolarità e il segno particolare che lega e mette insieme questi due format. Dobbiamo dire che stasera c'è una serata dedicata a Borgo in Jazz che prevederà l'esecuzione e l'esibizione di brani jazz da parte di una band molisana, il Concettini Quartet, che viene appunto dalla regione Molise, e vi sarà anche la possibilità di degustare i prodotti enogastronomici della nostra piccola regione, e per questo ringraziamo anche il consorzio Molise To Eat nella persona di Riccardo Scinocca. Un gemellaggio molto bello e che permette appunto di andare oltre quelle che sono le iniziative classiche. Infatti noi a settembre, così come siamo stati ospitati qui a Casale Monferrato, ospiteremo una band inviata dal Monfra Jazz Fest che farà una residenza artistica proprio nel comune di Gambatesa in Molise, dove cercherà appunto di prendere quelle che sono le particolarità del territorio e tradurle in jazz. Quindi il Molise oggi viene qui a Casale Monferrato con i propri prodotti enogastronomici, con la propria musica, e l'invito appunto a tutti gli abitanti di Casale Monferrato, a tutti gli amanti della buona musica, di venirci a trovare al Museo Civico stasera a partire circa dalle 20 per stare con noi appunto e godere di questa serata. Voglio lasciare la parola a Nicola Concettini, che è il presidente dell'associazione Borgo in Jazz, nonché il performer di stasera, è colui insomma che dà il nome a questo quartetto e che ci spiegherà il progetto musicale che andrà in scena qui al Museo Civico di Casale Monferrato. Prego Nicola. Questa sera mi esibirò insieme a Daniele Cordisco, che è un altro molisano, un chitarrista che si sta facendo conoscere, ecco, nella nostra nazione. Insieme a noi, Sanniti Puro Sangue, abbiamo un mezzo sannita che è Giovanni Amato, super ospite di questa sera, uno dei maggiori esponenti della tromba in Italia, riconosciuto anche in Europa per la sua magnifica carriera. Un altro che possiamo considerare mezzo molisano è Giovanni Paolo Ligure alla batteria, che dopo 4 anni di concerti in Molise, 4 anni consecutivi, tra l'altro in Borgo in Jazz, possiamo che considerarlo cittadino onorario. E a completare la formazione è Aldo Zunino, un altro importante musicista della scena internazionale, in quanto vanta collaborazioni con grandi jazzisti della storia e jazzisti contemporanei. E quindi nulla, enogastronomia di qualità va in Molise, musica va in Molise, perché non venire questa sera al Monfra? Vi aspettiamo e spero di vedervi numerosi. Buonasera. Un saluto dal Molise. Ciao.